Grazie. Voi conoscete il progetto del crowdfunding civico o parto dagli inizi? No, vedo le teste che scrollano, quindi è meglio. Sentiamo dall'inizio. Io sono il direttore di una direzione che si chiama Sviluppo Urbano. Si occupa quindi di attivare, di accompagnare, di supportare processi di sviluppo in ambito urbano basati sull'innovazione, basati sul concetto di inclusione e così via. Abbiamo fatto molti lavori sull'ambito delle start-up, degli incubatori, la rete e così via. A un certo punto, questi come venivano fatti? Soprattutto quelli delle start-up. Viene pubblicato un bando, si chiede di presentare un progetto dell'iniziativa, c'è una commissione che valuta l'iniziativa e valuta i contenuti, gli aspetti economici, eccetera, eccetera, e decide se dare un finanziamento oppure no a questo progetto. A un certo punto, spostandoci anche verso progetti che sono molto ibridi, che sono di carattere economico ma anche di carattere sociale, e quindi tutto lo sviluppo che abbiamo fatto sia dal punto di vista della elaborazione anche un po' concettuale ma poi anche operativa del concetto di innovazione sociale, e quindi un qualche cosa che sta tra il profit e il non profit indipendentemente da dove si collochi, ma che invece abbia la capacità di dimostrare che raggiunge degli obiettivi di carattere sociale, cioè porta a casa dei risultati che siano a favore dei cittadini, di un pezzo di comunità, di una criticità e così via. Abbiamo pensato che fosse necessario migliorare quello che veniva chiamato l'engagement delle comunità di riferimento. Il crowdfunding ci è sembrato che raggiungesse bene questa iniziativa. Allora, cosa abbiamo fatto? Tanto noi abbiamo deciso di non farci una piattaforma noi per vari motivi, ma di fare una gara per cercare una piattaforma che esistesse sul mercato e che ci potesse accompagnare in questo progetto. Abbiamo fatto poi un bando per la selezione di progetti civici, e quindi con una serie di caratteristiche che dovevano rispondere ai nostri criteri. Abbiamo selezionato questi 54 progetti che sono arrivati, 22 di questi secondo noi rispondevano esattamente a quello che stavamo cercando, erano definite naturalmente delle aree di intervento prioritarie come focus, e a questi 22 progetti è stata data la possibilità di essere caricati su questa piattaforma di crowdfunding che si chiama Eppela, e se erano in grado di recuperare dal mercato, tra virgolette, dalle loro comunità di riferimento il 50% della loro necessità finanziaria, il comune metteva l'altro 50%. Di questi 22, 4 si sono ritirati, 18 sono finiti in piattaforma, 16 hanno raggiunto l'obiettivo, quindi con un performance molto molto alta, perché di solito si batte intorno al 50% o anche meno. Questi 16 progetti sono particolarmente significativi per noi, da tanti punti di vista. Uno, per il metodo con cui sono stati scelti, voglio dire, sembra banale dirlo, però utilizzare come intermediario nella selezione dei progetti da finanziare uno strumento di questo tipo, dal nostro punto di vista, democratizza un po' la selezione del progetto stesso. Non viene fatto intorno ad un tavolo da degli esperti, ma viene fatto anche attraverso un'azione molto concreta che una persona singola fa, che mette mano al portafoglio e versa dei soldi. È evidente che questo non è come per la ricerca o come per un bene culturale, come per la ristrutturazione di una basilica, di una grande chiesa, un afflato di dire partecipo al mondo della ricerca, faccio una donazione, oppure al mondo dei beni culturali.
e molto di più nel nostro caso, trattandosi di progetti civici, un coinvolgimento della comunità di riferimento che poi questi servizi doveva utilizzarli. Ma ciò significa che se io sono tiro fuori dei soldi ancora prima che il servizio esista, significa che io sono molto interessato al fatto che questo servizio ci possa essere sul mercato. E quindi per questo parliamo un po' di democratizzazione, perché non è la commissione intorno al tavolo che dice: ah sì, teoricamente questo progetto è molto interessante, è scalabile a livello, eccetera, eccetera, ma è la comunità di riferimento che dice: guarda che questo è migliore di quest'altro, tant'è che i miei soldi vanno qui e non vanno là.